cari amici, un altro presepe da visionare. Sono a casa di un amico, un gentilissimo amico, che mi ha invitato a, come dire, ad ammirare la sua creazione, che a colpo d'occhio è bellissima. Andiamo nello specifico. Prego il cameraman di seguirmi. Qua nell'angolo c'è un ruscello che scende con una piccola piscina. Qua c'è dell'altra acqua da una fontana. C'è la bottega del vino, dove scorga veramente vino, lo stesso colore, il classico traino paesano. E saliamo verso l'alto, guardate cari amici con che raffinatezza sono state create le casette. In alto c'è un falegname che sta adoperando qualche strumento di lavoro, il pescivendolo all'opera, il fabbro, immancabile fabbro, che batte sull'incudine. Continuiamo, qua c'è una signora che sta lavorando con la macchina da cucire, bellissima questa cosa, molto bella. Si continua ancora degli altri personaggi, guardate quanto è bello, le montagne riprodotte, un mulino a vento, le eliche girano, continuiamo con il nostro racconto di questo bellissimo presepe. Qua c'è un alberello molto bello con l'effetto neve, dei pastori che scendono dalla montagna e di un altro signore che ha anche lui in mano un pezzo di legno, ipotizzo sia qualcuno che stia per costruire una capanna. Un altro fabbro, questa volta senza capelli, con l'ascia, guardate gli strumenti bellissimi, c'è l'ascia, una serra, diciamo noi in dialetto, per poi continuare con alcuni altri personaggi. E qua una piccola casetta con la tavola già imbandita con dei prodotti della nostra terra salentina. Continuiamo, scendiamo giù, sempre l'effetto neve, un'altra fontana con dei signori che si accingono, sono di spalle perché sono in colonna, si accingono a prendere l'acqua. E guardate lì dentro, cari amici, un'altra signora con una tavola imbandita, anche lì con dei piatti minuscoli, un altro fabbro, che era un mestiere all'epoca molto gettonato, e poi arriviamo con i tre re magi che si inchinano all'arrivo di nostro Signore Gesù Cristo della Natività. Al momento Gesù Bambino è coperto, ovviamente per tradizione viene collocato il giorno di Natale, un angelo bellissimo. E poi a fianco vediamo ancora, si continua, qua c'è un pollaio, dei tacchini, sono in alto, sono stipati in alto con una bellissima recinzione, sotto ci sono degli altri strumenti di lavoro, vedo un'altra ascia ma non riusciamo a percepirla dal telefono. E poi ancora un'altra fontana, questa volta un po' più grande rispetto a quelle che abbiamo visto prima, molto bella, dove sgorga dell'acqua che ha un colore cristallino. E diciamo, qua c'è un altro pezzo, prego il cameraman, qua c'è un alberello a terra, c'è un pollaio con delle galline piccolissime, un piccolo gregge recintato, e concludiamo con il macellaio che sta arrostendo, ahimè, un maiale che ricorda forse qualche fiera svolta intorno. Guardate, bellissimo il maiale, la signora con i panni ad asciugare, che stende i panni, è bellissima. E continuiamo il nostro viaggio andando verso la Natività, così concludiamo il percorso. Il bue, l'asinello, la bellezza della Madonna di San Giuseppe racchiudono questo presepe che ha qualcosa di veramente eccezionale. Che dire, un bellissimo presepe, anche questo da 10 e lode. Thank you.
Allora io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video e al prossimo presepe. Arrivederci. Thank you.